Salve gente, bentornati o benvenuti su TCG Television da Daniel. Quest'oggi siamo con Sole e Luna, Ombre Infuocate, terza espansione del blocco Sole e Luna. Abbiamo quattro pacchetti con tutti e quattro gli artwork mostrati, ovvero Ho-Oh, Marshadow, Topofini e Necrozma, presi da box, quindi niente blister per questa volta. Quattro buste da aprire assieme come sempre. Drop it. Bene, 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 tutti e quattro gli artwork sono qui, finalmente sono riuscito a trovare i pacchetti da box, mi sono andati a capare i quattro artwork diversi. Vediamo un po' chi possiamo aprire per primo. Facciamo un gioco, li apriamo in ordine di Pokédex. Marshadow credo sia l'ultimo, Tapu Fini dovrebbe arrivare prima di Necrozma, ma quindi cominciamo da Ho-Oh. E il pacchetto si è aperto subito male. Vabbè, voleva essere squartato, non ho potuto fare diversamente. Il codice, ricordo, è girato, quindi lo leviamo fuori cam e cominciamo da questa busta che speriamo porti bene. Primo Pokémon, Duskull, Inkrai, Cabrawler, Stoffol, Morelul, Energiacqua, Monte Lanachila, primo trainer, testimone della speranza, sempre buono. Solrock, terza carta non comune. La reverse è rara, wow! È una rara, vediamo un po', è di tipo erba ed è un Ledian, mamma mia che tristezza. E la carta rara è di tipo psico ed è Mystic. Raro, affascinante il suo attacco. Ha un'energia psico, pesca tre carte, ha 90 punti vita, ha due energie in colore, mano cinesi. 10 per questo attacco infligge 10 danni per ogni carta nella tua mano. Potrebbe essere bello grosso, eh. Non sottovaluterei questa carta, mi era sfuggita durante la presentazione, ma adesso che l'ho notata e l'ho letta, potrebbe far danno se nei mazzi in cui si pesca tanto, magari si tende a tenere carte in mano, arrivando a un notevole numero, un 10 per, magari con 15 carte in mano, non sono pochi, oddio, non ci sono combo migliori di questa, eh. Rimane una carta, meh. Tapu Fini si è sfondato letteralmente. Tra l'altro, un piccolo aneddoto, Tapu Fini è l'unico Pokémon leggendario che mi è rimasto da catturare sul gioco di Sole e Luna perché non riesco a batterlo, si continua a curare pesantemente, non mi permette mai di buttarlo giù, finisco lui, anzi finisce gli attacchi e alla fine si suicida con il suo attacco che si infligge danni da solo. Magikarp, questa prima carta di questo pacchetto, seguita da Rattata di Alola, da un Wimpod, da un Togedamaru, da Soak. Tra l'altro ho scoperto che Raticate di Alola è una carta rara. Vabbè, Energia Folletto, Fune di Fuga, Pokédex Rotom, modalità Pokevisore, Seviper, terza non comune, una delle migliori carte non comuni Pokémon di questa espansione. La reverse è una rara, wow, ed è un Porygon Z. E ragazzi, io vedo oro, non so voi, ma io vedo oro. Vedo oro, quindi è una fuoriserie. È una fuoriserie che è una carta aiuto, la numero 162 di 147. Spizziamola piano, vediamo un po', carta strumento allenatore. La benda scelta è la carta a cui puntiamo come carta oro. Questa, beh, sto giocando un po', sto perdendo tempo e casseggiando. Questa qui potrebbe essere una B, questa la zampetta della D e questa la zampetta della T. Grandissimo, abbiamo trovato la benda scelta oro. La miglior carta oro che potessimo trovare ce l'abbiamo tra le nostre mani e sono contentissimo. Bene, bene, bene. Passiamo ora a Necrozma.
E adesso possiamo anche spacchettare tranquilli, tanto il botto l'abbiamo fatto, ho svelato anche il codice. 1, 2, 3, 4, 1, 2 il trick e... Pansage, Pikachu, vabbè le prime le passo veloci, Espur, Noibat, Dupider, Ergiabuio, Simisear, per fortuna stavolta le scimmie sono non comuni, rare sono veramente un aborto, Dusclops, carta non comune, terza non comune, un altro Pokémon che è Metapod, la reversa è una comune ed è Ledyba e io ho visto Ruvido anche sotto. Anche stavolta, no scusate, è una GX di tipo fuoco, quindi stiamo andando alla grande, due carte su tre per ora. Ci sono tre Pokémon di tipo fuoco GX in questa espansione, abbiamo Ho-Oh GX, Charizard GX e niente proprio di meno che Salazzle GX, da molti sottovalutato, ma non so perché, io non lo sottovaluterei. Vediamo un po' se evolve da qualcosa. No, è un Pokémon base, quindi non può essere che OGX. Molto bella. Carta all'inizio, poi è uscito un trainer che non abbiamo ancora trovato, che la supporta alla gran lunga, 190 punti vita per questo, ha 3 energie e magi fuoco, questo attacco infligge 50 danni a uno dei Pokémon del tuo avversario, ha 4 energie e 180 danni, durante il tuo prossimo turno questo Pokémon non può usare scottato dalla fenice, e ha 3 energie, fiamma eterna GX, prendi 3 Pokémon fuoco GX o Pokémon X da qualsiasi combinazione dalla tua pila degli scarti e mettili nella tua panchina. Quando presentai l'espansione forse avevo letto da mazzo, forse avevo tradotto male io o ho letto male, non ricordo, è meno sgrava di quanto credessi, però secondo me per chi gioca Expanded è un grasso aiuto, perché quando in Expanded ci sono anche molte altre carte che aiutano i mazzi fuoco, usciti proprio in fuoco infernale. Espansione di XY, se non lo ricordate. Siamo al quarto pacchetto di oggi, la sbustata è finita, ma siamo soddisfattissimi. Abbiamo trovato una fuoriserie e una GX, meglio di così. Cutiefly, Ledyba, Grimer di Alola, Riolu, Mystic, Energia Erba, Suiren, Metapod, Porygon 2, la reverse è un trainer, molto bene. Può giocare una sola carta aiuto, dai che sia Guzman. No, Xiseria, la peggiore forse dopo il grassottello. E la rara è di tipo folletto. Ed è sembra olografica. Hanno fatto le superfici di molte carte olografiche anche sui bordi e sul testo della carta. Chissà perché. Diancy, carino. Come avevo fatto vedere sul video di presentazione, se il suo primo attacco fosse stato effettuato con energia incolore sarebbe stato meglio, però pazienza. Bene ragazzi, per questo video è tutto, abbiamo sbustato alla grande due carte diciamo ultra rare, una benda scelta che è ottima e un nuovo GX che è altrettanto ottimo, sicuramente da collezione. Per questo video è tutto, vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao!